Buongiorno, iniziamo la giornata con le miriadi di commissioni di oggi e con questo casino, perché se mi seguite su Instagram sapete già che stiamo ristrutturando casa e abbiamo fatto tantissimi lavori, ma poi vedrete anche dentro. Comunque sono le 7:51, ma fa davvero freddissimo. Io ho messo la maglia a maniche lunghe, però per fortuna in macchina ieri avevo dimenticato il giacchino. Pullover, che già ho preso uno blu. Queste sono le magliette, infatti questo è il giacchetto che io puntavo, che adesso, eccolo qui, che adesso voglio provare. E questi sono i vestiti. Panico, ragazzi, qui si litiga. Ok, i miei occhiali hanno le orecchie e oltre a questa notizia sconvolgente, la cosa bella di questa mattina è che mi sono alzata presto per andare da Lidl a vedere cosa c'era di Heidi Klum e ho appena speso 40 euro senza comprare nulla. Vi dicevo, senza comprare nulla da mangiare. Ottimo! Ok ragazze, sono appena uscita dall'assalto da Lidl. Stamattina mi stavo praticamente litigando le cose con una ragazza, però vabbè, cioè, tranquillissimo. Avete visto forse dalle clip di prima che il supermercato era tipo invaso. Comunque adesso continuo con le altre commissioni. Preso anche un regalino da OVS per questa sera e un cornetto al cioccolato per il patatone che si è appena svegliato. Ok, eccomi. Sono riuscita finalmente a pulire, vi ho spostato il rimbombo, tutta questa stanza che è vuotissima, ma l'abbiamo appena ripitturata. Tutte queste pareti bianche e questa qui completamente arancione, che poi è lo stesso del mobile. E adesso la risistemeremo. Per pranzo, insalata di quinoa. Questa è della Orogel e è buonissima. Io l'ho arricchita con le olive. Queste qua sono quelle della linea Italiamo, sempre di Lidl, e con il tonno. Ok, ragazze, dopo qualche ora in realtà. Ho spento il vlog a pranzo, quindi era l'una. Dopo 4 ore la situazione è questa e sono soddisfattissima. Finalmente riho la mia camera. Anche se, come vedete, qui ci sono queste mensole, c'è questo coso grande e queste altre, perché poi qui viene più o meno all'altezza dove termina la vernice, viene un ponte e sotto poi metterò il letto. Qui ho sistemato, vabbè, la mia cassettiera con tutte le cose e qui ho l'altra cassettiera più piccolina dove ho trucchi, creme, eccetera. Anzi, questo va qui sopra. Ragazze, volo a farmi la doccia. Comunque, dopo vi faccio vedere anche tutte le cose della collezione Smara che ho preso. Sono appena uscita dalla doccia perché veramente non ce la facevo più, ho sudato tantissimo oggi e ho finito di provare questo scrub di BioPoint Body Care che ho trovato in allegato con Donna Moderna e devo dirvi che, ragazze, mi è piaciuto tantissimo. Lascia proprio la pelle liscia, si sente che elimina le cellule morte e secondo me è un prodotto ottimo. Se ancora trovate Donna Moderna, prendetelo. O questo al sale marino o quello allo zucchero. Vi ho posizionato un attimo qui per salutarvi. Prima però di chiudere volevo, vabbè, dirvi che mi sono sistemata perché, vabbè, sto per andare, devo finire di chiudere le finestre e farvi vedere al volo quello che ho preso oggi da Lidl. In primis questa, che poi è quella che ho su ed è praticamente la blusa camicia con fiocco. Io volevo prendere quella blu, però alla fine della mia taglia, che è la 44-42, ho trovato questa nera col fiocco bianco. Poi mi sono presa il pullover blu, che adesso non posso farvi vedere indossato, ma poi farò un video a parte proprio per parlarvi di tutta la collezione. Ed infine ho preso anche il cardigan, questo qua che è davvero carinissimo. Se
Se posso dirvi intanto una prima impressione, visto che ho ancora 2 minuti, che la collezione in alcune cose mi è piaciuta tantissimo, in altre invece mi ha un pochettino deluso. Alcuni mi hanno già chiesto su Instagram cosa ne pensassi dei materiali. Di alcune cose mi sono piaciute, ad esempio di questa blusa, il materiale è ottimo. Credo sia, lo vediamo insieme, è viscosa, però è molto molto morbida e mi piace tantissimo. Mi sono piaciuti tanto i giubbini, infatti non so se vi ricordate nel video vi dissi che volevo assolutamente prenderne uno, ma ragazze non l'ho preso. E poi volevo prendere la maglia a maniche corte, quella con il pizzo, però era terminata. E volevo prendere anche il vestito con il pizzo, ma anche quello purtroppo era terminato. Quindi alla fine ho preso queste 3 così, che sono praticamente quelle che puntavo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Poi naturalmente vi lascio al video haul che uscirà proprio nei prossimi giorni, in cui voglio parlarvi proprio bene di tutto, mettermi a tavolino con voi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao!